La gigantografia di un medico con tanto di tuta e mascherina ed una scritta eloquente. Grazie. È l'immagine che domina le corsie del nuovissimo reparto modulare Covid-19 inaugurato stamane nell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, alla presenza del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Con 24 posti letto di terapia intensiva che si aggiungono ai 6 già presenti nel nosocomio salernitano, la città di Ippocrate si prepara a fronteggiare un eventuale, possibile, secondo gli esperti, nuovo picco di contagi a inizio autunno. Nel giro di soli 21 giorni l'ospedale è stato allestito e reso operativo secondo i protocolli previsti per la terapia intensiva. Ogni letto è dotato di servomeccanismi altamente tecnologici, un ventilatore di alta fascia per la respirazione, i monitor per registrare i vari parametri vitali del paziente ed una serie di attrezzature tecniche oltre alla centralina dove confluiscono i dati di tutti i pazienti, l'ecografo, i broncoscopi ed il monitoraggio emodinamico. L'ospedale Covid-19 è stato installato in tempo record nel giro di 21 giorni da quando il 7 aprile scorso la carovana di tir provenienti da Padova ha scaricato le strutture modulari a Ruggi. L'orgoglio del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ma diciamo che ci avviamo a completare questo ospedale modulare su 3 blocchi. Quello principale all'ospedale del Mare, già inaugurato. Questo del Ruggi, altri 24 posti letto di terapia intensiva e quello del Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta. Complessivamente avremo 120 posti letto di terapia intensiva. Ovviamente oggi non abbiamo una grande domanda di terapia intensiva, ma ci stiamo preparando per settembre e ottobre, dove dobbiamo aspettarci ovviamente un'epidemia di influenza e quindi un'enorme quantità di accessi agli ospedali, e ci sarà anche ovviamente una commistione di sintomatologie, perché avremo magari pazienti influenzati che devono essere controllati per accertare che non siano malati Covid e quant'altro, quindi stiamo preparandoci al meglio. Gli fa eco il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, Vincenzo D'Amato, che immagina anche di differenziare 2 rami della stessa struttura e, intanto, guarda anche al futuro. È importante iniziativa portata avanti dalla Regione Campania, e il Ruggi è stato una delle tre aziende individuate per la realizzazione di questa struttura. Ospiterà fino a 24 posti di pazienti che hanno bisogno di attività di rianimazione, e noi contiamo in realtà di fare in uno delle due bracci anche dei posti di isolamento, per cui vorremmo fare degli isolamenti per i casi sospetti da una parte su un ramo della struttura, e sull'altro ramo invece destinarlo a posti di rianimazione per Covid positivi. Quando non ci sarà più l'emergenza, ormai si guarda a questa fase, come verrà utilizzato l'ospedale modulare? Noi ci auguriamo che questa fase continui a essere sempre più limitata dal punto di vista dei numeri. Indubbiamente il momento è positivo, però abbiamo fatto tanto, dobbiamo continuare a farlo rispettando le semplici regole che oramai ci vengono dette da più parti. L'ospedale deve intervenire, ma deve intervenire in seconda istanza, il meno possibile. Non è in ospedale che si è vinta questa battaglia o si potrà vincere questa battaglia, è prima dell'ospedale con il comportamento e il senso civico di tutti i cittadini. Per cui noi in questo momento lo dobbiamo avere, ce lo dobbiamo tenere caro, dobbiamo essere pronti per ogni tipo di emergenza, per ogni riaccensione di possibili focolai. E poi in futuro sarà una struttura importante di rianimazione che ci consentirà di portare avanti tanti discorsi all'interno del Ruggi.